Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2017, attivi nell'emergenza. Oggi voglio parlarvi dell'importanza del soccorso. L'importanza del soccorso intesa non necessariamente nel principio che quando vedete un'emergenza dovete subito intervenire, bensì che quando vedete un'emergenza dovete subito intervenire nel modo giusto. Vengo e mi spiego. Innanzitutto è importantissimo ricordarsi una cosa. Se c'è un'emergenza che comprende delle persone ferite, se avete una minima idea di quello che state facendo, allora potete intervenire, potete cercare di intervenire. Se c'è una situazione di emergenza piccola, se c'è una persona che si è tagliata un dito, si è fatta male, chiede aiuto per chiudere l'emorragia, per esempio, è una cosa. Ma se c'è, per esempio, una persona che è caduta con la motocicletta, oppure è stata investita da un'automobile, c'è una situazione nella quale si sospetta che ci siano magari delle fratture, è importantissimo non muovere la persona ferita e non farla muovere. Allora lì la tipologia di intervento non è quella di cercare di tamponare le ferite, ma innanzitutto quella di rassicurare la persona e di fare in modo che non si muova. Il soccorso non è necessariamente andare a tamponare le ferite, non è necessariamente, se c'è un incendio, cercare di spegnere un incendio, non è necessariamente, se c'è una rapina, andare a cercare di fermare il rapinatore, ci mancherebbe altro! Il primo gesto di un'emergenza, il primo gesto che significa dare soccorso, è quello di richiedere soccorsi a persone competenti, è quello di richiedere soccorsi agli enti preposti. Quindi quando c'è un'emergenza, quando c'è un incendio, quando c'è un incidente, quando c'è una rapina, la prima azione, la più importante azione, è quella di coinvolgere i soccorsi, di richiedere soccorso a chi è lì apposta per fare questo lavoro. Quindi si tratta, quando c'è un'emergenza, di chiamare il 112 e di chiedere l'intervento di un'ambulanza, l'intervento dei vigili del fuoco, l'intervento delle forze dell'ordine, a seconda della situazione che c'è. Con il nuovo numero 112, di cui parleremo in un'altra puntata, vedremo che è possibile coordinare più soccorsi, quindi richiedere più enti contemporaneamente, senza dover fare varie telefonate. Quindi se c'è un grave incidente stradale e sono necessari delle ambulanze per i feriti, ma anche i vigili del fuoco per estricare alcuni feriti dalle automobili, è sufficiente una sola chiamata per allertare entrambi gli enti. Ed è importante allertare gli enti, perché in questo modo si assicura che le persone che sono ferite, le persone che hanno dei problemi, riusciranno a ottenere velocemente un aiuto concreto e quindi potranno salvarsi. Soprattutto è importante chiamare i soccorsi, perché se una persona non è in grado di dare nessun altro tipo di aiuto, sicuramente la chiamata di emergenza è l'aiuto più importante che comunque può dare. Ed è molto importante chiamare i soccorsi, perché in ogni caso, anche se una persona non è in grado di dare nessun aiuto, non chiamare i soccorsi non è solo una cosa che ti rende un cattivissimo cittadino. In Italia è anche un reato penale, si chiama omissione di soccorso. Nel momento in cui tu sai che c'è una situazione di emergenza, che c'è una persona a rischio di vita, o peggio ancora una persona che è morta, e non fai assolutamente nulla, neppure sollevare il telefono e chiamare i soccorsi, tu stai commettendo un reato penale. Infatti in questo senso l'articolo 593 del codice penale è molto chiaro, così come sono molto chiare anche alcune sentenze della Cassazione, che hanno stabilito che nel momento in cui una persona che non è in grado di dare nessun soccorso allerta correttamente le forze dell'ordine o l'ambulanza, i vigili del fuoco, gli enti preposti, effettua la chiamata di emergenza, già il solo fatto di aver effettuato la chiamata di emergenza automaticamente esclude la possibilità di essere incriminata per omissione di soccorso. Perché dice sì, ma non ha mosso un dito, e ha fatto meglio, perché era una persona ferita, non sapeva dove mettere le mani, ha preferito non mettere le mani per evitare di fare più danni, ha richiesto l'intervento di un'ambulanza, sono arrivati i professionisti a soccorrere. E questo è un ragionamento molto importante, per cui ricordatevi, quando vedete una situazione di emergenza è importantissimo, è la prima regola, è importante dare una mano di aiuto, e la mano di aiuto più importante è sempre quella di allertare i soccorsi, allertare gli enti, chiedere un'ambulanza, chiedere i vigili del fuoco, chiedere le forze dell'ordine. È una cosa che può salvare delle vite, ricordatevelo sempre. Io sono Grizzly, questa è la Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2017, noi ci vediamo alla prossima!